Tempo di riforme per la sanità marchigiana. La Giunta regionale ha infatti approvato la proposta di legge che dopo 19 anni supera il modello dell'ASUR unica regionale, portando alla nascita di 5 aziende sanitarie territoriali con l'obiettivo di creare un modello che punti a un rapporto più stretto fra ospedali e realtà territoriali e potenziare l'offerta ottimizzando l'organizzazione dei servizi erogati. Il vantaggio è quello di ritornare a un modello più vicino ai territori. Nel 2003, quando nasceva ASUR, abbiamo visto una centralizzazione della sanità. Tutto è passato in una unica grande azienda che doveva gestire da Ancona tutta la regione. Oggi vediamo la ridistribuzione in 5 aziende sanitarie territoriali che hanno la possibilità di individuare la governance migliore per il territorio, che coincide con quello provinciale, e anche la possibilità di sviluppare una trasversalità, una maggiore sinergia tra la rete ospedaliera e appunto i distretti, le case della salute, le case della comunità. Questo è molto importante perché rende protagonisti i territori rispetto ad una dinamica che finora li vedeva sempre più poveri e meno pieni di servizi e di opportunità. È un'inversione di tendenza, sicuramente non è solo con una legge l'individuazione e la votazione di una legge che si superano tutti i problemi, ma è un nuovo inizio che cambia il modello e il presupposto. C'è una riorganizzazione del sistema sulla base della domanda, quindi ci sono aziende territoriali più piccole che avranno la disponibilità di risorse finanziarie, strumentali, di personale e saranno chiamate ad essere autosufficienti, nel senso che i cittadini non dovranno trasmigrare tra regioni e province diverse. Ogni azienda dovrà avere la caratteristica dell'autosufficienza e della prossimità. Dopodiché si dovranno naturalmente concentrare tutte le risorse per far sì che si possa dare immediatamente, noi pensiamo che questa riforma possa esplicare i suoi effetti entro un anno, possa dare i suoi effetti nel più breve tempo possibile, tenuto conto che c'è una lunga lista di attesa da parte dei cittadini, ci sono degli interventi rinviati, c'è una carenza enorme sui servizi territoriali, per cui molti vanno a pronto soccorso pur non avendo condizioni di gravità, ingolfando i pronto soccorsi, e quindi diciamo che dopo 20 anni è una riforma significativa dell'assetto della sanità della nostra regione.